Un saluto anche da parte mia a tutti voi. Noi faremo un percorso biblico dalla Genesi all'Apocalisse. Quindi. No. Dalla Genesi all'Apocalisse. Inizio questa riflessione citando un testo della Evangelii Gaudium, che è un'esortazione apostolica di Papa Francesco. I rapidi cambiamenti culturali richiedono di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua perenne novità. Noi rivisitiamo due temi sostanzialmente, quello della paternità di Dio e la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro. L'esortazione papale continua ancora così. Una cosa è la sostanza, un'altra la maniera di formulare la sua espressione. A volte chi ascolta un linguaggio perfettamente ortodosso, no, a causa del linguaggio, non corrisponde al vero Vangelo. Cioè noi si fanno delle affermazioni e nella nostra cultura e nella nostra recezione non corrispondono più. E si rischia appunto di dare un falso messaggio o un riduttivo messaggio. E anche un riduttivo ideale umano. La nostra percezione più ovvia, più normale, quella più diffusa, percepisce Dio prima di tutto come colui che retribuisce, faremo i conti, in base alle opere di ciascuno. Il passo dal Dio retributivo al Dio del giudizio finale è molto corto per noi. Il percorso che faremo vorrebbe contestare esattamente questo sentire, spesso inculcato da una formazione moralistica discutibile. La paternità di Dio o il Dio materno non è un patrimonio soltanto cristiano. Una lunga storia ci precede, che ha il suo vertice per noi, discepoli di Gesù, proprio in Lui, Messia. Il suo compimento per noi è da attendere. Abbiamo quindi una storia, un compimento storico in Gesù di Nazaret e la prospettiva che lui ha aperto per noi tutti. Questa viene descritta soprattutto nell'Apocalisse. Sentiamo subito un testo del capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. A parte la traduzione che, ma non possiamo adesso entrare in tutti i dettagli, più che tabernacolo è la tenda, l'abitazione che Dio stabilisce con noi. La tradizione biblica che cos'è?
Questa panoramica che noi facciamo, che cos'è? Non è altro che la storia di Dio con gli uomini e per gli uomini. In essa possiamo scorgere i germi di un rinnovamento che Dio creatore e padre ha posto in questa prospettiva e nello stesso tempo l'orizzonte che viene aperto è pieno di sorprese, di sfide non ancora concluse per noi. Il rapporto di Dio con le sue creature è caratterizzato, stando ai testi biblici e volendo fare una lettura attenta della Bibbia, dalla reciprocità, non dal giudizio. Dio ha pensato di avere una relazione con tutta l'umanità, con lo scopo di realizzare il benessere di tutti. Con intensa familiarità di rapporto, espresso dall'Apocalisse appunto con relazione padre-figlio, esposo e sposa, nella convivenza sotto la stessa tenda, allora sparirà qualsiasi forma di sofferenza personale, sociale, quelle che vengono descritte lacrime, lamento, grida. L'umanità finalmente e il suo habitat verranno definitivamente ricreati su misura di Dio e l'uomo sognato e voluto a sua immagine in relazione sarà finalmente compiuto, quello che non è adesso. Con la capacità di amore, questo uomo, di relazioni che non deludano. Si compie così quella che viene descritta la giustizia di Dio, cioè il suo sogno, la giusta relazione vuol dire. Ameremo Dio, come dice San Paolo, come siamo stati amati, con la stessa forma paritetica. Lo ameremo e lo comprenderemo come davvero Egli vuole e così anche nelle nostre relazioni. Delineato questo cammino verso la pienezza, noi partiamo da molto lontano, ripercorriamo per tappe la visione di questi due temi proposti, la paternità e il Padre nostro. La paternità di Dio. Nell'antico Oriente le varie divinità presiedevano il territorio, le etnie, i clan. Con Abramo Dio è percepito come il creatore del cielo e della terra. Dio della elezione, che ci sceglie. Dio della promessa. Dio legato al patriarca e alla sua discendenza da un rapporto, da un legame, da un'alleanza unilaterale, che non dipende da ciò che noi faremo. Questo nucleo progredirà e si chiarirà nel tempo. Nel Primo Testamento Dio è invocato come padre del popolo. L'unica eccezione riguarda il re, ma in quanto rappresentante di una comunità, di un popolo. Il primo racconto della creazione inizia con la seconda parola dell'alfabeto ebraico, Bet. La prima rimane sconosciuta, misteriosa, Aleph, rimane indicibile, cioè il creatore non lo si vede, non lo si percepisce, è indescrivibile. Ciò che vediamo e udiamo è un evento che lui suscita, un evento germinale dell'esistenza, la Bereshit, il principio di un processo in cui l'umano è collocato al vertice della creazione, perché è immagine di Dio, ma che dovrà assomigliargli. Questa sarà la sua responsabilità, oltre che la sua dignità.
una creatura che possa rispondergli liberamente. Udiamo il testo di Genesi 26-27, molto ristretto. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Evidentemente non possiamo entrare nei dettagli, ma qual è il progetto? Il progetto è di una umanità dialogica, differenziata, non ancora pienamente realizzata. Lo scorrere del tempo racconterà molteplici sfide, drammi, fallimenti, conquiste. Un passaggio secondo importante da sottolineare: al Sinai, il popolo di Israele, popolo liberato e in cammino, promette di ascoltare e fare ciò che Dio dirà. Ma questo è già un problema, che è un sogno. L'uomo non ha il controllo armonioso del suo sviluppo, né appare sempre coinvolto nell'agire pedagogico di Dio. Un testo sapienziale tardivo della Sapienza, capitolo 9, così commenta, leggiamo soltanto qualche passaggio. Dio dei padri e Signore della misericordia, per mezzo della tua sapienza hai formato l'uomo. Infatti, anche se uno fosse il più perfetto tra gli uomini, senza la sapienza sarebbe stimato un nulla. Quale uomo, infatti, può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi, incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda terrestre grava la mente agitata da molti pensieri. A stento noi ci raffiguriamo le cose terrestri e quelle a portata di mano noi le scopriamo con fatica. Ma le cose del cielo, chi può rintracciarle? E chi avrebbe potuto conoscere il suo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di coloro che sono sulla terra e gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito. Essi furono salvati per mezzo della sapienza. Qui abbiamo due passaggi fondamentali. Il primo: per mezzo della sapienza hai formato l'uomo. Nel nostro linguaggio vuol dire che l'uomo ha una struttura valoriale, non può vivere da animale. Questa è la prima affermazione che viene specifica il tema dell'immagine, un tema che rimanda un uomo di valore. Il secondo realtà, la seconda affermazione, è che il cammino umano è fatto anche di curve. Con la tua sapienza hai raddrizzato i sentieri. Con la tua sapienza ci ammaestri in ciò che ti è gradito e alla fine
tu ci salverai. Una struttura valoriale, un cammino complesso, una cura provvidente e alla fine un risultato inimmaginabile. Se noi non teniamo presente queste cose, rischiamo veramente di falsare un volto e di falsare anche un uomo. Questo è il primo principio, la creazione all'immagine. Un secondo principio germinale, cioè che ha uno sviluppo, lo troviamo nella chiamata di Abramo. Vattene dalla tua terra, dal tuo parto, dalla casa di tuo padre, verso una terra che ti farò vedere. Io ti farò una grande nazione e ti benedirò. Il terzo passaggio, non vi posso soffermare su questi, è quello dell'Esodo, la terza tappa, un terzo principio, che è il principio della liberazione costante. E in questa terza tappa compare per la prima volta il termine che ci interessa, mio figlio. Ma questa volta questo termine, mio figlio, indica la collettività. La collettività di Abramo, del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio. Passaggio successivo, il primogenito, quindi ci sono altri figli. E io ti dico, lascia andare il mio figlio perché mi serva. Se tu ti rifiuti di lasciarlo andare, ecco io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito. Non prendiamo paura di queste frasi. Adonai non è indifferente quindi alla situazione di schiavitù. Il grido è giunto fino a me, dice, e ho visto l'oppressione. Voglio far uscire il mio popolo. Adesso il mio figlio è il mio popolo. E la promessa che farà a Mosè sarà io sarò con te, che non è il nome, ma è la qualità di questo volto indicibile e sconosciuto. Colui che ci sarà sempre. Io sono colui che sono. Colui che ci sarà sempre. E ci sarà per il bene, perché non tollera le oppressioni, perché è il Dio della vita, che unicamente vuol dare dignità a quanti sono schiacciati da oppressione. Si rivolge a un popolo schiavo. Questa presenza accompagnerà sempre il suo popolo e sarà il bene più prezioso. Ma paradossalmente meno creduto. È una presenza che fa sempre problema per l'uomo. E anche spesso non riconosciuta. E non riconosciuta dai potenti gestori delle oppressioni. Grazie ai profeti, il nome sarà custodito come memoria fondativa dell'Israele della fede, in un legame rigenerativo che farà di questa accozzaglia di schiavi i suoi figli. Leggiamo il testo del capitolo 4 di Esodo 22-23. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. E io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. È importante cogliere un passaggio su questa affermazione dell'Esodo. Ora Dio parla da padrone assoluto del tempo, degli spazi, degli imperi e formula un imperativo. Lascia partire il mio figlio. È un ordine.
il mio primogenito. L'affermazione è importante perché fa intendere che la etnia ebraica non sarà l'unica a essere adottata come mio figlio. Si profila così la paternità universale per dare vita e dignità a tutti gli uomini. Mosè non coglie i dettagli di come Dio realizzerà questo piano. Comprende semplicemente che Dio ora lo vuole suo collaboratore. Questo è un altro passaggio fondamentale. Tu sei la mia mano. Servirai a un progetto che è quello della liberazione dalla schiavitù e di accompagnare il popolo verso la terra indicata. Vi riscatterò. Quindi un ordine e poi c'è una mediazione. Ciò che Mosè coglie non ha tutti i passaggi del percorso, ma deve cogliere la responsabilità, essere la mano, la mediazione. Con queste cose rischiamo di seppellirle noi. Non riguarda semplicemente Mosè. La mediazione, l'uomo è mano, è responsabilità, è mediazione storica della trascendenza. Deuteronomio 14 approfondirà ed espliciterà il significato di essere figli. Figli voi siete per Adonai vostro Dio. Da notare questa posizione enfatica, figli voi siete per Adonai vostro Dio. Poiché un popolo santo, Kadoshno, sei tu per Adonai, che ti ha scelto fra tutti i popoli, per essere per lui il suo tesoro, il suo dono prezioso, la segula, che è un termine amoroso. Questa realtà chiede quindi una responsabilità di legame. E proseguendo, la letteratura sapienziale, che viene molto tempo dopo, mette in luce la preoccupazione educativa di Dio Padre. Sottolineo anche questo, perché no, niente viene matematicamente nella storia, niente viene così come una discesa. E nel libro dei Proverbi si dice: figlio mio, ascolta gli ammonimenti di tuo padre, non disprezzare le istruzioni di tua madre, perché sono i garanti, padre e madre, i garanti permanenti della tradizione. Altro termine che viene, altra responsabilità che viene obbligata da chi si definisce partecipe di questo popolo. La memoria di quelli che ci hanno preceduto, i portatori decisivi dell'orientamento verso il futuro. Questo è l'adulto, questo è il padre e la madre, che non è soltanto una generazione fisica, ma è una generazione educativa. La finale del Deuteronomio ritorna su questa sintesi educativa e la illumina con altri particolari. Sarebbe interessante affrontare dettagliatamente il capitolo 32 del Deuteronomio. Dico una sintesi: interroga i tuoi padri, approfitta del loro vissuto, anche se fragile. Interrogare e ricordare significa chiedere ciò che ha dato senso e orientamento e qualità del loro vivere, non semplicemente come è andata la storia, ma come dovrebbe essere vissuta la vita, che cosa è giusto cercarvi nella vita, quello che fu difficile trovare, come si dialoga con Dio, quali furono i pilastri, il profilo di coloro che ricevettero prima di noi la promessa
e in essa hanno desiderato vivere in modo conforme. È un profilo alto questo, ma la partenza è molto lontana. Eravamo, dice il testo, un branco disperso nel deserto. Un branco ha a che fare con un elemento animalesco, eh? Senza terra, senza provviste, senza protezione, senza dignità. Ma lui ci ha adottati in una terra desertica, ci circondò, ci allevò, ci custodì come pupilla del suo occhio, come l'aquila che veglia sulla sua nidiata. Solo lui era in quella landa di ululati solitari. Che cos'è questo percorso educativo? È tenerezza e provvidenza. Sono i ricordi di Dio nella memoria di Israele, che sono più forti delle proteste, delle delusioni, dei tradimenti. Allevare, educare chiede tempo, fatica, affetto, fedeltà ad oltranza. Non solo chi è educato sopporta, ma soprattutto Dio, padre e madre, affronta la sfida più grande senza venir meno alla sua fedeltà affettuosa. I profeti evidenziarono tale fatica di Dio nell'accompagnare l'umanità, fatta di delusione, di dolore, perfino di fallimento educativo. La Bibbia non ha paura di dire queste cose, ma soprattutto di fedeltà irriducibile, per cui ciò che ha promesso lo realizzerà. Leggiamo un testo, una parte di Isaia, è l'inizio del libro di Isaia. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Chi ha curato il libro di Isaia, che racconta gli oracoli di 800 anni, ha posto all'inizio del libro questi versetti. Suonano un titolo, o meglio il titolo dell'intero profeta, che racconta appunto 800 anni di storia. Dio denuncia il suo fallimento educativo e tuttavia le crisi non hanno invalidato la sua promessa. Ecco, questo volto di Dio ci è nascosto. Qui, a forza di meriti, a forza di moralismi, si è perso l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale. Perché Dio non è il Dio della retribuzione, ma è colui che fa grazia. Comincia così il libro, udite. È uno scandalo inaudito. Ho allevato e cresciuto figli, ma si sono rivoltati contro di me. E poi c'è un paragone che fa rabbrividire. Gli animali domestici danno una lezione di sapienza a Israele. Il bue e l'asino no. L'abbiamo messo nel presepio come riscaldamento noi. Si dice il loro istinto
è meglio dell'intelligenza umana depravata e pervertita. E un autore inglese rincara la dose dicendo: Dio fedele ha dinanzi figli corrotti, senza sapienza. Subito dopo il testo dirà: tutto il popolo è malato dalla testa ai piedi, dalla classe dirigente a chi li ha eletti. Israele ha meno comprensione nei miei confronti di quanto ne abbiano i più stupidi tra gli animali domestici. Israele non si interroga, non mette in questione il suo comportamento, altro paradosso. Lo fa Dio, che si pone una domanda addolorata. In un altro testo, il capitolo 5, nell'idilio della vigna, terminerà così: che cosa dovevo fare ancora per loro? Un interrogativo, forse ho fatto troppo poco. Chiudo questa panoramica citando rapidamente tre profeti ancora, tre testi, che descrivono questo amore non lacerabile di Dio padre e madre, costi di apparire illogico, ma certamente non debole. Il primo testo è da Osea, che chiude una prima parte del libro, Osea 11. Dio non può chiudersi nell'ira vendicativa e retributiva, altra immagine che abbiamo appiccato a Dio noi, come il vertice, il giustiziere. Di tutta la Bibbia è rimasta questa immagine. Questa è una storia tragica, tragica di chi l'ha costruita. Continua il profeta: Dio non posso chiudermi nell'ira vendicativa e retributiva, perché mi si rivoltano le viscere, l'utero. Ramin. La traduzione, di solito, anche quella della CEI in questo caso, si dice che Dio si commuove. È una traduzione riduttiva, anestetizzata, ammorbidisce la tensione emotiva che il testo ebraico formula come un terremoto interiore. Fa prevalere prepotentemente l'amore e supera i nostri calcoli logici. Quando una relazione è incrinata e fallisce, Dio ha ancora una chance, il perdono, come un atto creativo, e lo dice: io non sono un uomo, sono Dio. Questa è la sua carta vincente. Il perdono non è un colpo di spugna, è un atto rigenerativo, creativo. Anche questo abbiamo ridotto noi. Sul versante umano. Sul versante umano questa storia non è sempre capita col suo pathos, ma è letta dalle proprie situazioni, a volte drammatiche. Udiamo un secondo testo, quello di Isaia 49. Ma Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Risposta: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. È un testo molto importante questo, perché dentro le tragedie emerge sempre Dio. Magari lungo la storia non c'è mai, ma quando succedono questi drammi viene fuori sempre il capo espiatorio, il colpevole, Dio. Dio mi ha abbandonato, non si ricorda più,
come non fossi mai esistito per lui. Attraverso il profeta Dio risponde: una madre può scordare la sua creatura? Cessare di amare il figlio delle sue viscere? E anche se lo scordasse, e purtroppo nella storia si può verificare anche questo eccesso, io non ti dimenticherò mai. Il testo ebraico dice: guarda, ti porto tatuato sulle palme delle mie mani. Ho sempre davanti il tuo volto. L'ultimo testo di Isaia, il capitolo 63 e 64, ripercorre l'intera storia delle relazioni di Dio con il suo popolo. È una preghiera, un salmo riassuntivo e profetico. La tua tenerezza, l'exed, da schiavi senza identità, ci ha creati popolo gioiello. E se ciò non bastasse, ci ha adottati come figli. Di fronte al moltiplicarsi dei nostri tradimenti, non ci resta che questa invocazione. Per la tua misericordia viscerale, per il tuo utero, anche se Abramo non ci riconosce più, tanto siamo diversi, tu torna ai tuoi figli, perché tu sei nostro padre. È l'ultima parola che resta a chi ha coscienza dei suoi allontanamenti. Non la paura del giudizio, ma ancora una possibilità. Tu sei nostro padre, puoi rigenerarci, noi l'argilla delle tue mani. Capolavoro. Nuovo Testamento. Dopo questa panoramica e in continuità emerge un termine che assume un significato particolare, soprattutto nell'esperienza di Gesù. È il termine Abba, babbo. Lo dice Gesù, che viene identificato come unico per nascita e condizione. È il linguaggio del bambino nell'aramaico, ma nel Nuovo Testamento è il linguaggio dell'adulto, che non vuol dire un adulto bambino, ma un linguaggio di stretta relazione. Descrive una relazione personalissima, impostata nella totale fiducia. Questa novità la dobbiamo a Gesù. Si tratta di un vertice di un cammino umano, non sempre apprezzato adeguatamente, spesso logorato da una ripetizione senza approfondimento. Padre, Abba. Di fatto è un orizzonte luminoso, anche se la nostra storia mostra talvolta timide attuazioni. E vogliamo ripercorrere brevemente, tempo vedo che passa, il Vangelo di Marco, con questo termine dell'Abba. La relazione con Dio in termini di papà nel Vangelo di Marco sembra velata, non è così evidente. C'è come una cautela nell'uso del termine. Emerge invece in tutta la sua forza in un momento drammatico dove uno si aspetterebbe tutto fuorché questo nome, questo titolo, è il Getsemani. Anche questo abbiamo travisato noi. Quando Gesù è terrorizzato da ciò che lo attende, in quella notte egli si rivolge a Dio chiamandolo papà e chiedendogli due cose: la liberazione dalla morte
perché lo terrorizza, ma soprattutto non è una specie di gioco di braccio di ferro, no, ma soprattutto gli chiede il dono del suo disegno, la volontà, il suo sogno. Al vertice della sua vicenda umana, Gesù chiama Dio con il nome di Babbo, in un momento difficilissimo, perché è il suo punto di riferimento fiduciale e affettivo. Non possiamo cancellare queste testimonianze. Tu che tieni in mano il mio destino, potremmo tradurre, allontana questo calice, ma al di sopra della mia paura, del mio crollo, della mia nausea, donami il tuo sogno. Non la mia, ma la tua volontà. Questa è la traduzione più nostra. Gesù mostra quasi una fragilità contraddittoria, che è propria di ogni essere umano. Ma da questo abisso oscuro indica le scelte irrinunciabili. Sintonizzarsi con il progetto luminoso del Padre e affidarsi a Lui. Nel Vangelo di Matteo, il termine Padre è una specie di filo conduttore. Tale relazione dovrà diventare anche la caratteristica del discepolo. L'espressione tipicamente matteana suona così: il Padre mio che è nei cieli, un Padre trascendente. 16 volte lo adopera. Per cogliere il fascino di questa espressione, propongo una lettura che è tolta dal Vangelo di Matteo, seguiamo la sua versione, al capitolo 12. Sono le due famiglie, quindi una paternità e della figliolanza. E vediamo cosa dice. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli, che fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. C'è una sottolineatura importante in questo testo. Noi non ci possiamo appropriare di questo linguaggio e di questa relazione. Non abbiamo le risorse. Qui vengono indicate due famiglie, quella del sangue e quella verso la quale lui stende la mano. Quel gesto è un indice di dono partecipativo. Quella che è la sua relazione viene partecipata ai suoi fratelli e alle sue sorelle. Il che vuol dire che vivere questo atteggiamento relazionale è una sfida enorme e non abbiamo le risorse per poterla gestire. Possiamo usare parole, ma non abbiamo una vita che corrisponde. E questo non è il risultato dei nostri titanismi, è il risultato di una partecipazione. E questo non viene mai sottolineato con forza. Noi non disponiamo di una realtà, adesso ho capito un vertice e mi lancio. Non è vero questo, perché saremmo sommersi dai nostri drammi, dalle nostre ribellioni.
E se riusciamo a instaurare un dialogo sulla linea di Gesù, è il dono partecipativo della sua figliolanza. La sintonia progettuale umana si misura su una trascendenza e non è prigioniera di orizzonti mediocri. Dal punto di vista di Gesù, questo dovrà essere la caratteristica della sua famiglia. L'originalità di questo rapporto è carico di un fascino emotivo e lo troviamo in quella espressione della trasfigurazione del battesimo, quando dice: questo è il mio figlio, che è sempre stato in sintonia con me nelle sue scelte, non mi ha mai deluso l'Eudochia. E Gesù ci rende partecipi di questo orizzonte personale e sociale, che non ci schiaccia. Il Vangelo di Luca. Dal Vangelo di Luca cito l'inizio e la fine. Due episodi. Gesù al Tempio, con Maria che dice: no, perché ci hai fatto questo? Perché sei rimasto? È alla soglia della sua giovinezza. Gesù ha come un bagliore interiore a contatto con il Tempio, che lo coinvolge totalmente e per sempre. E quando la madre lo rimprovera, egli rivendica la sua vita dedicata al Padre. Senza divisioni, senza dispersioni, radicalmente, totalmente. Il suo legame, quello che è la realtà prima, sarà con il Padre mio. Non sapevate che io debbo essere non nella casa, non nelle cose, ma dentro in questa relazione. Tutta la sua vita mostrerà cosa significa questo. E lì si occuperà dell'uomo fallito, dell'uomo bisognoso. Queste sono le cose del Padre, di cui Gesù intende occuparsi. Manifesta lo sviluppo di una relazione e che manifesta un volto di Dio, non di un giustiziere. L'ultimo brano che chiude il Vangelo di Luca, il capitolo 23, Gesù in croce. Parla con il Salmo: Padre, nelle tue mani consegno la mia esistenza. È un gesto radicale e cosciente. Gesù pone la sua vita nelle mani del Padre. Come il buon pastore dice, pone la sua vita per l'uomo. Egli è convinto che il Padre custodirà il suo figlio come un bene prezioso nel momento drammatico in cui la malvagità umana lo cancella dalla vita, con orrendo supplizio. Ecco, questi sono due episodi che racchiudono l'intera esistenza. E dice: egli sarà la mano del Padre per gli esclusi e i falliti, rivendicherà sempre questa sua missione. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare il perduto. Queste sono le scelte che evidenziano l'essere nelle cose del Padre e nella sua volontà. Il testo che non abbiamo il tempo, che commenta grandemente questo, è
il capitolo 15 con le tre parabole, quella delle pecore, della pecora perduta, della dramma e soprattutto del figlio perduto. Con quella finale tutta convulsa, la veste migliore è il figlio, l'anello, i sandali sono qualcosa più di un abbigliamento, sono il simbolo di una ricreazione di una vita degenerata. Con una decisione irrevocabile, allestire una festa, nonostante le proteste. Nessuna protesta potrà mai cancellare questa volontà di costruire la festa. È il padre che va da un figlio all'altro, ma non concede nessuna riduzione. Le sue scelte sono dettate dal suo cuore. Un abbraccio, una corsa, un bacio siglano la sua volontà. Questo mio figlio era perduto e l'ho ritrovato. Lasciamo San Paolo perché non possiamo. Dalla tradizione giovanea, alcuni passaggi. Nella scuola giovanea abbiamo il condensato più numeroso del termine del Padre, 144 volte nel Vangelo. E una volta chiama gli uomini suoi fratelli. E nel capitolo 20, nel dialogo con la Maddalena, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli. È l'unica volta nel Vangelo di Giovanni, ma è alla fine. E di loro io salgo al Padre mio, al Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Abbiamo una dimensione paritetica. Sono il frutto della sua morte e risurrezione. È il vertice già preannunciato, come diceva Stefano, no? Nel prologo, il figlio unico per nascita e condizione è diventato uomo, ha preso lo zaino come noi, ha irradiato la sua gloria, cioè i suoi valori, che sono riassumibili in una vita totalmente donata. Così egli ha interpretato il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto. L'unigenito che vive questa relazione ce l'ha interpretato. L'ha reso visibile, chi ha visto me ha visto il Padre. E accogliendo il suo cammino noi riceviamo una potenzialità, l'esusia, le potenzialità necessarie per diventare figli. E dalla sua pienezza noi attingiamo un dono di umanità nuova secondo un crescendo ascensionale. Entriamo nel secondo grande tema, la preghiera insegnataci da Gesù. Tengo a sottolineare che è un ideale da conquistare. Dovremmo dire sarà la nostra eredità invocativa. Invochiamo una eredità al futuro. La possiamo definire la preghiera del divenire umano, della persona e dell'umanità, del cosmo. È la preghiera del pellegrino della fede. Questa preghiera, stando al testo lucano, è nata da un fascino. Hanno visto Gesù a pregare e non gli hanno chiesto un libro di preghiere e dovremmo dire anche nemmeno una formula.
Signore, insegnaci a pregare. E Gesù non ha dato un libro, ma ha partecipato, e sottolineo questo, ha partecipato un rapporto e una visione della vita e del rapporto con Dio. Ecco, queste prospettive noi le abbiamo letteralmente assassinate, non sto accusando nessuno, nei nostri galoppi delle recite. Non è possibile, è un cancro questo. Sono in quelle domande, sono sette, indicano una totalità, quattro riguardano la totalità dei problemi umani e tre riguardano l'orizzonte infinito della trascendenza. Potremmo dire, se l'uomo resta schiavo della sua problematica, dei suoi drammi, no? Che è il pane, la fragilità, le prove, le seduzioni, se l'uomo restasse soltanto in questo orizzonte e non fosse aiutato, sarebbe un campo di concentramento, peggio. Questo è il risultato della nostra vita e dei nostri orizzonti. E da questo orizzonte dobbiamo risalire ed entrare addirittura in un mondo che per noi è indicibile, ci trascende. In questa prospettiva possiamo leggere allora il Padre Nostro come un processo evolutivo della vita e della società e della persona. È una evoluzione antropologica e anche sociale, rivoluzionaria, perché rimette in discussione la modalità delle nostre relazioni. E qui ritorna quel tema iniziale: l'uomo ha una struttura valoriale e quindi una qualità di relazioni. Non è vero che l'uomo può fare quello che vuole, perché ha una sua struttura. Gli antichi padri consegnavano il Padre Nostro come preghiera dell'uomo nuovo, quello rinato da acqua e da spirito, per essere restituito al suo Dio in un legame eterno. Noi potremmo chiamarla, il Padre Nostro, anche la preghiera della consapevolezza, dello sguardo realistico, disincantato, critico della nostra vita, rispetto a tutto ciò che può stravolgere l'umano. Diventa la preghiera che contesta ogni forma di cupidigia, di assolutismo individualistico. È la preghiera del noi, non dell'io. Il Padre Nostro infatti ci obbliga a promuovere il dialogo, la corresponsabilità. Sto dicendo parole più grandi della mia vita, ma non posso dire diversamente. Stiamo commentando i testi del Vangelo, al di là di quello che, insomma, sono realtà che ci superano. Io non ho nessuna difficoltà a dire che sono molto al di qua, ma voi è la stessa cosa, però, siamo della stessa barca. È una preghiera che promuove, che rompe soprattutto il vantaggio egoistico. Non dice dammi il mio pane, ma il pane nostro. È la preghiera che rompe il predominio totalitario dell'uomo sull'uomo. Non ci sono altri padri e altri signori.
È la preghiera che spezza ogni impulso di vendetta. C'è un comando del perdono, di odio, di violenza. In questo senso potremmo ancora definirla la preghiera che ci educa a una educazione al discernimento personale e sociale, che stimola ed elabora cammini innovativi che sgorgano da un contesto orante con il padre di tutti gli uomini. Ma questa non è una frase che allenta la mia realtà personale, ma la allarga. Dio non è riducibile al mio io. Per questo la si definisce la preghiera al plurale, del noi che si rivolge al tu, e per paradosso resta la preghiera personalissima, perché interpreta fino in fondo ciascuno di noi, nel nostro orizzonte relazionale. Si può chiamarla preghiera che fermenta l'eccesso gratuito, ci invita a questa gratuità, all'eccesso. È la preghiera che attrae verso relazioni luminose. Gesù non dona un libro di preghiere, neanche una formula, ma un cammino umano per diventare figli di Dio e fratelli universali. Abbiamo cancellato tutto noi, eh? È una preghiera che insegna un legame costruttivo, una prossimità vitale, potremmo dirla. Matteo la pone al centro del discorso del monte e la introduce così, al versetto, capitolo 6, versetto 7. A volte sarebbe da mettere come introduzione nella nostra preghiera della domenica. Quando pregate, non dite un'infinità di parole, credendo così di venire esauditi. Non dobbiamo sedurre nessuno. L'avvertimento sposta l'asse della recitazione. Non dire formule, ma impara a dirti nelle parole che ti vengono donate. Questo è il passaggio. Non dire parole, ma usa quella parola per dirti. Altrimenti diventa, direbbe San Cipriano, un vociare chiassoso che lo irrita, perché non riconosce, cito le sue parole, il suo commento, perché non riconosce più nelle nostre voci le parole e il cuore del suo figlio, che ci ha donato non delle parole ma il suo percorso. Dice San Cipriano nel commento al Padre Nostro: non facciamo svolazzare al vento parole confuse con loquacità tumultuosa. Graficamente, ma prima del graficamente vorrei leggere una preghiera contraffatta. È stata scritta nel campo di concentramento, sulla porta dell'Olocausto. È una poesia di una ebrea. Dobbiamo rispettare queste parole, perché sono le parole che dicono anche i cristiani e possiamo sempre dirle anche noi.
è proprio una specie di deformazione del Padre nostro. Proviamo a sentirla. Padre nostro, riprenditi il tuo nome. Noi non osiamo essere figli. Come con voce strozzata diciamo Padre nostro, la stella gialla cucita sulla fronte. Padre, ti ridiamo indietro il tuo nome. Continua a giocare a fare il padre nel cielo vuoto senza figli. Chi scrive ha davanti il massacro, i forni crematori. La risposta a queste terribili parole è legata alla fiducia e al coinvolgimento misterioso di un'azione. L'esistenza umana resta un travaglio, grida Paolo. Il nostro divenire somiglia all'emersione mescolata da regressioni e distruzioni, ma sono l'opera della malvagità umana. Dio ci chiama a diventare conformi all'immagine del Figlio suo, il primogenito di tutti i fratelli. La recita, educati da questa rivelazione, ci obbliga ad aprirci e a reagire al mondo violento e distruttivo, a non distogliere lo sguardo dall'uomo fratello, a non ridurlo mai estraneo, non privargli il pane, non togliergli la dignità. Non sto facendo discorsi politici. Le relazioni tra individui spesso sono pilotate da ideologie idolatriche che sono tornate di moda e risuonano nelle nostre terre, che portano alla perdita del controllo sugli istinti animaleschi a spese delle norme etiche. L'unica ambizione non può essere l'individualismo egoistico e sociale, perché deformano il volto umano. Siamo in balia della industria dell'intrattenimento e del consumo, che non educano la responsabilità, alla solidarietà, alla preoccupazione delle indigenti, dei privati dei diritti, della pace, della difesa. Non vorrei fare un discorso da Montecitorio, della difesa dell'ambiente e della vita, ci ricorda Papa Francesco. Abbiamo dimenticato che Dio agisce per mezzo della sua immagine. È una responsabilità della quale dobbiamo riappropriarci, prendere coscienza. E l'uomo deve imparare ad assomigliarli gestendo questa responsabilità. Il Padre nostro, in questo senso, disegna la vocazione fondamentale della persona. Perché ogni avventura umana avrà sempre bisogno di liberazione da forze caotiche che rievocano appunto le oscure profondità del maligno. Nel disegno di Dio l'uomo storico appare come un miscuglio di valori e di istinti distruttivi, spesso in contraddizione con gli ideali che proclama. Nella prima domanda del Padre nostro, e vorrei suggerire, e noi lo leggiamo partendo da un ideale che poi si abbassa nelle nostre condizioni, nella nostra situazione. È una lettura, quella del Vangelo, reale, possibile, cioè ha un significato, cioè nella tua situazione guarda un ideale. Ma a volte per capire di più
proviamo a leggerlo a partire da lì sotto, invece di partire dalla fine, perché il reale cammino non è la meta, è l'inizio del cammino. E sarebbe più logico, per paradosso, leggerlo partendo dalla fine e risalendo verso la meta. Vorrei fare una sintesi su questo perché sennò diventa troppo lungo. Partiamo dal di sotto, quindi una lettura dal basso. La prima domanda è liberaci, il testo greco dice dal poneros, non dal male, dal maligno. Cioè noi possiamo dire dalla riserva della malvagità. Da questa amalgama che veniva identificato nel mare, no? Nelle sotterranee. È la prima domanda che noi facciamo. Liberaci dalla riserva oscura, non che abita nel mare, ma che abita nel profondo del nostro intimo. Non sappiamo mica come reagiamo noi. Sono le situazioni a dimostrarlo, a far emergere, non le parole. Una cosa è un certo stile quieto, una cosa è il dramma. Una cosa è essere attaccati, offesi, un'altra cosa è passare... E lì emergono sentimenti che non pensavamo o che pensavamo di gestire. È la nostra riserva oscura. Liberaci da questa cloaca. Il testo del Vangelo dice... Gesù no, l'uomo non sa ciò che abita nel suo profondo. E poi c'è una lunga lista, il capitolo 7 di Marco, e anche il parallelo di Matteo, il capitolo 15, una lunga lista da ciò che esce dal cuore dell'uomo. Poi la seconda domanda, è tornata di moda. Non ci indurre in tentazione, non ci esporre. No. Dobbiamo dire che ancora la traduzione proposta non è l'ideale. Non lo dico io, ma lo dicono persone più competenti. Qual è? Liberaci dalla tentazione. Cosa sono le tentazioni? E quelle narrate, per esempio, nel percorso di Israele, non nel deserto, quando Israele ha davanti un ideale e si trova in un deserto senza pane, senza acqua, abbandonato a sé, con nemici, se la prende con Dio, no? Dio poteva lasciarci morire nel nostro posto, no? Perché portarci fuori illudendoci di una libertà? E di una terra, quando sperimentiamo il contrario. Questa è la tentazione. La tentazione corrisponde alla protesta. E l'uomo sappiamo bene che protesta, perché non siamo fatti per soffrire, per i drammi, per le catastrofi, per le privazioni. E quando sopraggiungono queste, ci sentiamo, come si dice, offesi, e chiamiamo in causa Dio. Se dovesse lui perdere la pazienza, perché tutte queste realtà sono costruite da noi, non volute da lui. Dio non vuole il male. Sono costruite dalla malvagità umana, chiariamolo queste cose. Dio non è questo. Questo è l'operato umano, le situazioni. Cosa chiediamo allora? Che dentro le nostre proteste non ci faccia un test definitivo, che porti pazienza,
sarebbe dire non sta a fare un esame definitivo della mia vita. Abbi pazienza anche nelle mie rivolte. Quindi una situazione drammatica della malvagità, una situazione che può diventare catastrofe, il dramma di essere ingannati dalla vita, una protesta che diventa violenta dentro di noi. Chiediamo a Dio che cosa? Che abbia pazienza. E la terza domanda, che è conseguente, continua a perdonarci. E il perdono, ripeto, non è un colpo di spugna, non è semplicemente un azzeramento, sarebbe troppo poco. Il perdono è un'azione creativa, rigenerativa. È un processo rigenerativo il perdono. Se avessimo il tempo, ma non l'abbiamo, rimando ai fogli eventualmente, c'è tutta il tema profetico dietro a questi temi. Poi entriamo nella quarta domanda. Quella quarta domanda, numero 7, è posta come cerniera, è al centro. E questo è un classico della Bibbia. Quando si presenta lo schema dei 7 giorni, il quarto giorno Dio crea i luminari, il sole e la luna, ma aveva fatto già prima la luce, no? Perché diano il ritmo delle feste. Il ritmo delle feste non è quella delle ombre, Mi spiego? Il ritmo delle feste sono i grandi eventi della memoria della liberazione. L'esodo, il cammino, la liberazione dall'Egitto, il cammino, le capanne, no? Il perdono, la Pasqua. Che vuol dire le feste, cioè l'evento, gli eventi di Dio creano il calendario, cioè l'orientamento della direzione umana. Ed è posta al quarto giorno. Esattamente qui abbiamo un parallelo. Il quarto giorno, la quarta domanda è: donaci un pane. Faccio una domanda. Se l'uomo avesse solo questa preoccupazione del pane, il pane qua sta per... cosa fai? Mi guadagno la pagnotta, no? Diciamo che noi, no? Se fosse soltanto questo, il pane diventerebbe idolatria, diventerebbe concorrenza, diventerebbe ingiustizia, sottrazione, fame per altri e esubero per altri. Se quel pane non diventasse epiusius, tradotto è difficile tradurre, è un pane sovrasostanziale, possiamo dire è il pane, non soltanto il pane umano, è il pane dell'Eucaristia. Il pane dell'Eucaristia è: questa è la mia vita per voi. Chi è più grande? Chi è a tavola? Chi si lascia servire? O chi serve? Esattamente chi sta seduto si lascia servire, questo è il più grande. Ebbene, io sono in mezzo a voi come uno che serve. Questo è l'ordine di grandezza. Questo è il pane epiusius, cioè quel pane che va oltre i nostri orizzonti, la nostra progettualità, i nostri egoismi. È il pane che ci fa transitare dai nostri orizzonti a un orizzonte progettuale di liberazione della Pasqua. So che sono termini che andrebbero spiegati, ma... Quinta domanda. Con queste quattro domande e con la quarta domanda cerniera, noi entriamo in un'altra dimensione.
La prima è quella che noi diciamo sia fatta la tua volontà. Rendici partecipi del tuo sogno luminoso. Non c'è nessuna forma di imposizione, nessun schema autoritativo. È un orizzonte donato che supera tutta la nostra friabilità. Nelle ore buie Gesù dirà: ho nausea, ma chiedo il tuo disegno luminoso. È un processo molto difficile questo. E questo non è un titanismo umano, è quello che lui dona in quella famiglia quando allarga la mano. Questa è la mia famiglia, che può entrare in questo orizzonte. Sesta domanda. Quella venga il tuo regno, no? Dovremmo tradurla con un altro linguaggio. Venga la tua azione amante, liberante. Questa è la regalità di Dio. La prima predicazione di Gesù dice: il regno di Dio, cioè la sua azione amante, si fa prossimità attraverso le mie azioni. E si comincia la narrazione delle guarigioni di queste realtà, che non sono favolette, ma sono l'orizzonte attivo di Dio attraverso mani umane del suo figlio e di coloro che lui chiama. Dico lui chiama, per dire dell'umano. Non possiamo essere mani che strangolano, mani che privano, mani che derubano. La società diventa guerra, caos, campo di concentramento, sterminio, disuguaglianza. L'azione amante chiede una corresponsabilità di entrare in un orizzonte, in un disegno luminoso, che ha il suo prezzo. Ottava, settima domanda, è il punto d'arrivo. Sia santificato il tuo nome, è la domanda più complessa, quindi non c'è soltanto liberaci dalla tentazione, non ce n'è neanche una di ovvia, neanche una. Se si va per via di chiarificazione dobbiamo cambiare completamente il Padre Nostro. Non è una contestazione a Papa Francesco, però non basta, non si cambia paroline, qui si entra su mondi diversi, che sono il mondo della rivelazione, non il mondo dei nostri adattamenti. Sia santificato il tuo nome, è un passivo, no? Nome sta per persona. Il testo più chiarificatore è quello di Ezechiele 36. Voi avete disonorato con il vostro comportamento il mio nome, cioè voi portate sulla vostra vita, siete i miei figli, il mio tesoro, e voi col vostro comportamento mi avete disonorato. E nella preghiera viene chiesto, ecco, santificherò il mio nome santo, cambiando il vostro cuore, cambiando le vostre relazioni, cambiando il vostro stile. La santità, la kadosh di Dio, è la qualità trascendente che l'uomo è chiamato a indossare. È la sua immagine. E saremo pienamente immagini di Dio quando nella nostra umanità rifletteremo completamente, senza riduzioni, quel volto. È chiaro che questo è un processo che è più un cammino. Non è, è un percorso esattamente. Termino. Riprendendo il testo dell'Apocalisse, quando nel capitolo 21 Dio pianterà la sua tenda in mezzo all'uomo, a
all'umanità. E gli uomini saranno i suoi figli e saranno fratelli. Non ci sarà più grido, lamento, protesta, dolore, morte. Sono le cose della storia, sono passate. Adesso dobbiamo combattere. Ecco, guarda, nascono cose nuove. Questa è la prospettiva. La divinità diventa umana e l'umanità si fa sorprendentemente divina. Non sono paroline, restano sfide inimmaginabili. Non sono cose che possiamo intuirne il processo evolutivo. Possiamo soltanto vivere una relazione di affidamento, non come la stabiliamo noi, ma come ci è stata insegnata da una tradizione e da una relazione. Il figlio unico per nascita e condizione, che ci partecipa a quanti l'hanno accolto, ha dato tutto il necessario per diventare figli. Da quella pienezza noi lungo il percorso continuamente attingiamo secondo un crescendo. Questa è la prospettiva della paternità, del Padre nostro e della fraternità universale. Amen. No. Allora, una prima domanda, non è una risposta, dico un itinerario che si impone da sé. Cioè, noi ci possiamo concentrare su... prendiamo sta messa, sta Eucaristia. E ci sono tantissime cose da cambiare, evidentemente. Una riforma... Anche la riforma conciliare non è stata proprio la più felice, possiamo dire. E vorrei anche sottolineare che, e questo non è, lo dico io, lo dicono gli esperti, l'elemento preeminente dell'Eucaristia, l'Eucaristia è un tema eucaristeo, ringraziare, no? È questa ossessione nel domandare perdono. Se uno fa la lista di tutte le volte che viene fuori questa domanda, diventa una roba ossessiva, non è più l'Eucaristia. Ma questo è un retaggio, è il retaggio del 1006, che è una forma un po' negativa, pessimista della vita. E questo pessimismo è rimasto tale quale. Cioè, c'è un'infinità proprio che se uno comincia a pensarci proprio prova fastidio. Io sarei anche un prete, ma provo fastidio. È un travisamento, è una deformazione. Quindi è chiaro che è una realtà tutta da prendere in mano, chissà quando... E dicono gli esperti che è meglio che non la prendiamo in mano adesso, perché succederebbe peggio. Perché dico queste cose? Perché secondo me ciò che fa problema è ciò che sta fuori di questa messa. E tutto il resto della vita, della giornata, dovremmo pur riprendere in mano questa situazione. Dice San Gregorio, no? San Gregorio Magno, no? Quando leggi la parola tu conosci in quelle parole il cuore di Dio. Ma è chiaro che questo è dentro tutto un percorso. Noi siamo cattolici la maggior parte, no? E siamo stati diseducati da queste cose. Portiamo sulle spalle una diseducazione paurosa.
Diceva un missionario, se tu vuoi vedere in Africa, no, chi è cattolico e chi è della riforma, no, basta vedere quando la domenica, quando si avvicinano, no, alla sala del culto della chiesa, se hanno la Bibbia sotto il braccio sono della riforma, se sono cattolici non ce l'hanno. È così, è normale, cioè, per noi è normale, ma non è normale. Io mi rendo conto, no, che fare una passeggiata di questo genere, io non sto raccontando niente, ho solo commentato testi, ho fatto una parafrasi, niente di più. Però se è una realtà sconosciuta diventa un ingorgo che non finisce più, no? E questo è il problema. Allora, certo che c'è di mezzo un rito, c'è di mezzo una riforma, non è che possiamo fare le rivoluzioni stasera, no? Poi l'abbiamo, sono tutte parole che passano via, no? La ripetizione è micidiale. La ripetizione senza approfondimento va per livellamento, è proprio, come si dice, è un flessibile, direbbe un meccanico, no? Proprio ti lima tutto, cancella tutto e resta intatto il nostro modo di pensare. Se poi diventa anche veloce, allora, sono parole non da dire, sono parole che... dobbiamo dirci. Allora, capisco che non si cambia, non si cambia. Io posso dire, con gli abitué, no, gli abitué, ho predicato tanti esercizi nella mia vita, no, dove ho sempre fallito, non voglio offendere nessuno, ma è una constatazione. Quando dicevo andiamo piano, no, andiamo piano, e con chi? Con religiosi e preti. E dopo volevo aggiungere qualcos'altro, ma mi fermo. Cioè, ormai è strutturato per noi, è proprio parte del galoppo, non c'è niente da fare. È una battaglia persa. Allora, dacci oggi, non è che... è il pane della Pasqua, no? Quando noi diciamo il pane della Pasqua, cosa abbiamo in mano con questa parola? Dovremmo... Pasqua è un'uscita, è un cammino, è un'entrata, è una liberazione, è una ricostruzione, ma sono temi molto complessi, no? Che noi le sintetizziamo in una parola, evidentemente ci è familiare, però dovremmo continuamente lavorare per recuperare il retroterra di queste parole, perché sono oceani. È chiaro che se voglio parlare del pane, perché si è identificato? Prendete, no? Prese il pane, questa è la mia persona. Ha aggiunto una parola però. Quella che è per voi, iper imon, tradotta dal greco in italiano, partecipata, spezzata a voi. Cioè, entrare in questo pane pasquale vuol dire entrare in questa dimensione. Allora si riprende in mano ancora tutta la lettura biblica, la lettura della vita di Gesù. Nella vita di Gesù noi non abbiamo nessuna, non ha mai chiesto, non c'è nessuna parola per sé, nessuna richiesta per sé. Questa è documentazione di chi ci ha lasciato da testimoni, no? Questo uomo non ha mai chiesto nulla per sé. Secondo, ha fatto tanti miracoli, non ha fatto nessun miracolo per sé. Nessuno. Ecco, uno provi a misurarsi con questi termini, che sono termini, chiaro che sono termini di assoluto. Io non posso dire che nella mia vita, parlo di me, ma uno può parlare di sé, non ho mai chiesto nulla per me. E non ho mai fatto niente per me. Non posso dirlo queste cose. Non è che non sia legittimo.
Ma qui viene mostrata un'antropologia che per noi è sconosciuta. E non abbiamo la pazienza di, come si dice, di ripercorrerla nei suoi significati complessi poi. Però la cosa sempre nitida è che non ha mai fatto niente per sé e non ha mai chiesto niente per sé. Sulla croce non ha chiesto liberami dalla croce. Ha chiesto come mai mi hai abbandonato, c'è un perché. E ha toccato l'abisso dell'abbandono, l'esperienza umana dell'abbandono. Dove nell'esperienza umana dell'abbandono possono scattare maledizioni, imprecazioni e tutto quello che va dietro. E lì scatta una preghiera, un atto fiduciale. In questo abbandono consegno ancora la mia vita a te. È un abisso. Non è che possiamo scioglierlo stasera. E neanche facendo i bei pensierini, no. Però questa diventa una modalità di un'antropologia che diventa relazionale e diventa orizzontale, radicalmente. Qui c'è spazio. Il tema della paternità maschile è di per sé, quando Mosè chiede nel capitolo 34 dell'Esodo, da 4 a 6, no? Dimmi il tuo nome, rivelami. Una cosa fondamentale, Dio non ha mai rivelato il suo nome, perché anche la paternità è una dimensione. È una, possiamo dire, una funzione. Cioè, voglio dire, tra il padre e l'identità profonda della persona c'è ancora uno spazio, eh? E se un figlio non può disegnare l'identità profonda del padre semplicemente dalle relazioni che vive. Cosa significa questo? Che il mistero della trascendenza non ci è sottratto, rimane. Quello che è visibile è un volto umano. Chi vede me vede il Padre, nel capitolo 14 di Giovanni. Perché come mai tu dici rivelami il Padre? Non sai che chi vede me, le mie azioni rivelano, ma rivelano un agire. E in quel testo, no, Dio si definisce, ma non si definisce semplicemente al maschile. Adonai, Adonai, Dio di benevolenza, Chesed, no? E di Ramin. Qualcuno ha sempre un po' di remora, no? Le viscere, l'utero di fatto. Ma Dio non ha mica un utero, però l'utero è femminile. E qui abbiamo un volto che è il maschile e il femminile. Esattamente, l'immagine è differenziata. Maschio e femmina li volle come sua immagine, sono i due volti relazionali di un volto che ci trascende. E dobbiamo imparare ad assomigliarci, assomigliarli. C'è un testo, no? in ebraico è Zelen e Demut, no? Facciamo l'immagine, vuol dire la riproduzione esatta. Ai nostri tempi ci dicevano allora Dio corregge, no? È troppo forte l'immagine. No, non corregge niente. L'uomo è immagine, è riproduzione esatta di Dio, ma questa è una realtà in costruzione però, non è la realtà storica. Perché alla fine diventiamo paritetici al suo figlio, il figlio è uguale al padre, eh? E in Prima Corinti 15:28 si dice affinché Dio sia tutto in tutti. Alla fine l'uomo diventa Dio, dimensione paritetica. Sono linguaggi che erano bestemmie una volta. Ma questo linguaggio però è un linguaggio al maschile e al femminile.
è differenziato. E la differenziazione è la dimensione paritetica, uguale, no? Ma dialettica, compensativa, reciproca. Dopo non andiamo avanti troppo. E quindi è chiaro, no, che noi abbiamo un modello davanti, è un modello che ci trascende. Ed è un modello che interroga il maschile e il femminile. Dio onnipotente. Una impotenza impotente. Allora, è chiaro che questo è un linguaggio che assomiglia più ad Aristotele. Ed è un linguaggio, quando si è formulato il credo, la dimensione filosofica era quella greca, aristotelica. Quando io ho presentato lo sviluppo, no, Dio appare uno che è limitato dall'uomo. Addirittura appare anche un fallito, o meglio, ci sono stagioni, se io fermassi la storia, in un momento della mia vita, Dio è un fallito rispetto a me, a quello che Lui vuole realizzare in me. Ma questa non posso, devo aggiungere subito che Lui ha un programma che la mia infedeltà o le forze, diciamo, che si oppongono al suo disegno, non sono in grado di distruggere quel disegno. Alla fine Dio arriverà caparbiamente alla sua volontà, al suo sogno. Come ci ha sognati, come ci ha vagheggiati, così saremo. Non per le nostre opere, ma per la sua assidua cura provvidente, paterna e materna. Allora, non è l'unico linguaggio, anche nel credo e nella messa, che può dar fastidio, convengo. Bisogna stare attenti a leggere queste parole, quando leggiamo questi temi, allarghiamoli sulla rivelazione. Una religione cristiana, ebraico-cristiana, senza la rivelazione biblica è idolatrica e va alla deriva. No.